Ecco qui, pacco arrivato da Amazon puntuale, periodo di Covid-19 ordinato il 23 marzo e udite udite il 24 è arrivato. Vedete l'unboxing, coltello a casareccio proprio, fatto in casa. Avevo problemi con la mia vecchia linea Wi-Fi, i moduli Apple AirPod Extreme e la direzione dell'AirPod Extreme. Ormai hanno fatto la storia e vedete i nuovi Wi-Fi Mesh Leaks della Linksys. Develop WHV sarebbe il modello 0303, è un router tri-band AC 6600, un range extender che copre fino a 525 metri quadri, ha tre nodi, insomma 6,6 gigabits di colore bianchi, ma vediamo all'interno della scatola cosa c'è. Vedete qui sempre il tri-band da 400, una da megabytes 8,67 8,67, copre più di 60 dispositivi, 6 porte LAN 2 per parte, ha i filtri famiglia più la compatibilità con Linksys Shield. E ha accesso linea Wi-Fi ospiti, prioritaria di dispositivi. La tecnologia la MuMIMO è anche disponibile, compatibile con Alexa, e in più ha un'installazione facile. Proviamo a fare l'installazione. Dai, proviamo e scartiamo dentro cosa c'è. Comunque, veramente bellissime. Veramente bellissime e si interfaccia bene anche con tutto il sistema Apple che ho io con l'applicazione. Ma adesso apriamo il packaging che è fatto molto ma molto bene. Come vedete, insomma, pellicola, sentiamo anche il rumore della pellicola, vediamo. Ah, che c'è bello questo rumore della pellicola. Come vedete, insomma, il packaging è molto ma molto bello, fatto estremamente con cura, anche le basette, no, le vedete con cura, i vari slot, insomma, le due porte LAN, tasto reset dentro, il tasto accensione. Eccolo qua, allora, Develop Link Shield, apriamo, che cosa c'è? Allora, una guida, vediamo se c'è in italiano, guida all'installazione. Per iniziare scarica l'applicazione Linksys è necessaria per l'installazione. Per come l'installazione di l'installazione dell'app facile. Ok, scaricata, adesso l'abbiamo scaricata. Mi scuso per l'immagine, ma ha solo l'iPhone 11 Pro Max. Purtroppo le mie due GoPro all'inizio mese di marzo, sia l'Hero 7 che l'Hero 8, l'ho prestata a un mio amico per fare delle riprese. Poi, come ben sapete tutti, insomma, col coronavirus, col Covid-19, insomma, con i decreti restrittivi in tutta Italia, non sono potuto più andare a riprendere e riparire. Perciò ci bisogna arrangiare a fare questo tutorial con solo l'iPhone 11. La mia Canon, le batterie di ricambio non le ritrovo oggi. E per quanto riguarda la batteria che ha, quella diciamo vecchia scoppiata, l'ho messa a caricare 3 minuti, 4-5 minuti e poi va subito giù. Arrangiamoci così. Allora, poi abbiamo un cavetto Ethernet. Linkis, guardate, Linkis, bello, compatto. Poi le tre basi, questa è la principale. Ok, sono tutte quante uguali. Questa è power, tutte quante, come vedete. Da spellicolare,
portacavi, vedi come fa, vedete come è facile, le porte, l'Ethernet, reset, l'alimentazione e l'accensione 0 e 1. Spellicoliamo una, vediamo un attimo, riusciamo a spellicolarla. Adesso attacchiamo qui, proviamo, poi qui, e qui i vari alimentatori, vedete, fatti bene, plastica, insomma, plastica, cavetto, insomma, bel rivestimento, bel coso, con il coso curvo, vedete, apposta per infilarlo, farlo passare qui, e fare direttamente la curva, vedete. E spina italiana, alimentatore da 2,07 A, output input 2 A. Ok, procediamo tra un po' a collegare il primo nodo. Tra un po' collegheremo il primo nodo. Eccoci qui, il mio modem, un po' pieno di polvere, però. Vedete della Netgear con la mia AirPort Extreme della Apple, vecchio nodo. Ok, colleghiamo col cavo LAN su un'altra linea, la linea vecchia per adesso ci serve per fare l'impostazione, se no non avremo internet wifi. Colleghiamo il cavo bianco del nuovo mesh Linksys. Ok, apriamo l'applicazione. Scaricata sul mio iPad 11 Pro. Allora, vediamo. Condividi. Caricamento. Installazione. Ok. Attiva il Bluetooth. Sta ricercando. Come vedete, cerca dispositivo. Sì. Ok. Il nodo lampeggia in viola. Sta facendo la verifica delle connessioni. Ok, qui andiamo avanti velocemente. Andiamo, 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 andiamo. Andiamo avanti velocemente. Ci vuole qualche minuto. A posto, digita un nome e mettiamo il soggiorno e il primo nodo. O aggiungere un altro nodo? Certo che aggiungiamo un altro nodo. Mettiamo il secondo nodo, la seconda basetta come aggiungiamo. Ok, fa vedere tutto lo spaccato di un'ipotetica casa, insomma, che si va ad aggiungere un secondo nodo. Ok, accettiamo tutto, andiamo ad attaccare il secondo nodo. Bisogna preparare il nodo con l'alimentatore e qui solo l'alimentatore. Ecco qui, attacchiamo alla corrente. Ecco qui, lampeggia in celeste, ma dopo va in viola, insomma, quando fa la ricerca. Il nostro iPad è sempre vicino. Ok, collego il nodo. Ok, attivazione del nodo. Ok, sta facendo tutta l'attivazione, la ricerca e l'installazione del secondo nodo. Andiamo avanti veloce. Questo richiede qualche minuto. Vede, l'ha visto, lampeggia viola, è in comunicazione. Ok, nodo agganciato, nodo agganciato, ok, gli diamo le impostazioni avanti e poi gli metteremo, insomma, il nome del secondo nodo
dove si trova la camera, e noi questa si trova nella camera da letto. Ok, mettiamo il nome camera da letto per vedere, insomma, poi quando andremo sull'applicazione il nodo che funziona, che si disconnette o ha dei problemi, insomma, poi l'applicazione fa vedere tutto, uno screenshot faccio vedere alla fine, insomma, di tutti, di tutto il layout dell'applicazione. Ok, celeste avanti, sta comunicando in 3 band. Adesso abbiamo un altro nodo, applichiamo il terzo nodo, certo, mettiamo il 3, terzo nodo, adesso lo accettiamo, mettiamo, applichiamo, lo montiamo con sempre l'alimentatore che ricordo fatto molto molto bene. Ecco qui, è stato messo giù nella taverna, adesso sono andato prima giù io dove ci sono i rulli con le biciclette e altre cose di casa, diciamo, non l'ho portato. Ecco qui, abbiamo finito, la rete Linksys Enrico è collegata, poi come ripeto questa possiamo collegare anche una rete, diciamo, separata per gli ospiti, e dove fino a 6 mi sembra, 6 dispositivi possono collegarsi, e invece noi possiamo collegare fino a 60 dispositivi con questa tri-band da AC da 6600, un range extension. Come vedete, poi bisogna mettere bene le varie password, qui c'è anche il, diciamo, il firmware da aggiornare. Come vedete lì in alto a destra ci sono 3 nodi. Ok, facciamo un test range della velocità e vediamo. Io viaggiavo su 16 e mezzo, il ping sempre sui 27 26 e in download, in upload non facevo 0,90 megabits. Qua ho la 20 mega con 20 mega in download e 1 mega in upload. Come vediamo 18 megabits in upload. Vediamo la sorpresa. Dovrebbe andare abbastanza bene perché già 1 e 2. Ok. Poi farò altri range test anche con speed test e lo proverò, insomma, testerò con le varie applicazioni. Però per adesso va bene. Vediamo se più che altro la potenza del segnale, che in varie camere o giù nella taverna con i 2 ex nodi dell'Apple non andava più, non si aggiornavano più e mi stava dando dei problemi. Adesso vediamo se, insomma, anche fuori al giardino riesco a prendere bene. E ok, e un grande saluto, bye bye, qui sta aggiornando, bye bye alla vecchia rete con i nodi dell'Apple. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un mi piace e accendete la campanellina. Alla prossima!